Quest'anno ancora una volta abbiamo rilanciato la proposta di questo evento di marketing territoriale, e sostanzialmente vogliamo dare tre tipi di messaggi. Il primo messaggio è rivolto agli enti locali e quindi il ruolo che questi hanno e l'importanza di essere insieme per poter fare delle progettualità che abbiano dei ritorni concreti sul territorio. Il secondo, che poi appunto abbiamo organizzato dei talk, è relativo sostanzialmente ad una situazione che riguarda l'ambiente e i prodotti tipici locali, cioè l'ambiente e i prodotti tipici locali sono un binomio che vanno insieme, quindi la difesa dell'uno significa evidentemente rispetto e produzione per gli altri. E poi c'è il terzo evento, quindi questo terzo talk, che è relativo, noi non possiamo evidentemente in questo momento scordarci di quelli che sono i meno fortunati di noi, quindi abbiamo messo il tema della coesione sociale e quindi come tale parleremo delle famiglie, il sostegno alle famiglie disagiate. Ad accompagnare questo evento vi saranno questi prodotti tipici locali che dicevo, quindi sia in termini, come dire, di ristorazione che si presenta, e poi abbiamo questi espositori, 25 candine, che presenteranno questo fiano, questo re dei bianchi. E quindi in questo clima di allegria vi saranno delle musiche world, pop e jazz che come al solito ci alleteranno per tutte e tre le serate, e concluderemo sempre in festa con un DJ e quindi ci faranno ballare per tutte e tre le serate, e quindi sarà sicuramente una 14ª edizione all'insegna di grandi messaggi, all'insegna sostanzialmente dell'allegria, perché i messaggi debbono pure passare attraverso evidentemente dei momenti di unione, dei momenti sostanzialmente in cui c'è questo clima festoso e questo clima di coesione.